Ciao! Benvenuto in questa puntata ancora dedicata al concetto di interazione. Questa volta voglio parlare del fatto che una vera interazione si stabilisce quando un soggetto veramente vuole mettersi in discussione con un altro soggetto e creare quella sintonia che permetterà ad entrambi di arrivare ad una consapevolezza diversa. Perché tra persone molte volte questa interazione non si stabilisce? Perché quando si parla e si comunicano delle informazioni, si comunicano delle sensazioni, molte volte ci sentiamo vincolati alle barriere dei nostri condizionamenti che vediamo in quel momento riflesse nel nostro interlocutore e abbiamo paura di accettare noi stessi, di accettare tutto ciò che dalla bocca dell'interlocutore che ci fa da specchio possa uscire. A quel punto l'interazione esiste perché non è soltanto verbale la trasmissione di informazioni, esiste anche a livello non verbale e esiste soprattutto a livello animico, cioè i due esseri messi uno di fronte all'altro hanno necessità di comunicarsi delle informazioni. Ora, perché questo post? Per capire che queste informazioni avvengono comunque, cioè l'interazione tra soggetti avviene comunque, può avvenire a livello inconscio e la verità, cioè la realtà reale e non olografica, virtuale, tra i due soggetti può avvenire a livello inconscio. La bellezza però dell'interazione progressiva, quella che porta avanti il concetto di consapevolezza e l'espansione dell'universo, del nostro universo, della coscienza, avviene soltanto quando tutto ciò che è inconscio tra i due soggetti comincia un po' alla volta a divenire conscio. E quando diviene conscio? Quando ci si apre totalmente all'altro. Si diventa possibilisti, cioè capaci di cogliere le sfumature dell'altro e di integrarle nel proprio essere e che in quel momento accoglie questo movimento verso se stesso in maniera pacifica. Ci mettiamo in una zona neutrale in cui non giudichiamo l'altro né nel bene e nel male, lo accogliamo. È chiaro che noi molte volte abbiamo paura di questa accoglienza e di questa comprensione perché ci può far male. Perché mettersi in discussione con l'altro significa mettersi in discussione con se stessi, perché l'altro è una possibilità di se stessi, una possibilità che va integrata affinché il nostro universo possa espandersi. Nel momento in cui noi teniamo distanti tutte le persone, perché la vicina di casa ci dà fastidio, ma non può essere una parte di me, invece lo è, perché siamo noi che abbiamo attirato quella situazione, siamo noi che inconsciamente abbiamo creato quella situazione e ci troviamo pure nella situazione che dovremmo risolverla, cioè portare questa parte inconscia a livello conscio. Ma come si fa se la vicina di casa è completamente di fuori al nostro sistema? Dobbiamo farla entrare nel nostro sistema. Creare un rapporto con un altro essere umano, anche quando è difficile il rapporto, è sempre un momento di crescita. Sempre. È chiaro che se noi andiamo con le nostre barriere, con i nostri condizionamenti, con la nostra mente, non possiamo cogliere l'essere dell'altro essere umano e non possiamo cogliere il nostro essere. La coscienza è una sola tra i due soggetti che interagiscono. La coscienza è una sola tra tutti i soggetti che interagiscono. È sempre una, perché uno è il nostro universo. Uno è l'universo. Ciao.